video, come vedete dal titolo, parlerò di 5 curiosità su di me. So che ho già fatto questo video già una volta, poco tempo fa, però mi avete chiesto di rifarlo dicendovi altre 5 curiosità su di me, quindi sarà la versione 2.0, facciamo così. Iniziamo subito con la prima curiosità. A me piace tantissimo disegnare. Praticamente ho questa passione fin da quando ero bambina, tipo dai 10 anni in poi, mi pare, sì. Tant'è che avevo iniziato a disegnare proprio sui fogli, insomma, F4 normali, con la matita, proprio dei fumetti, proprio un fumetto mio, ma ne facevo diversi, di poche pagine ovviamente, e insomma mi ci mettevo, creavo le storie, i personaggi, tutto quanto. Questa passione naturalmente è iniziata guardando i cartoni animati, poi passando agli anime proprio giapponesi e poi leggendo appunto i manga. Magari mi ispiravo a qualche stile, volevo inizialmente copiare, no? Proprio le figure per imparare. Poi però ho avuto proprio un periodo in cui facevo proprio tutto da sola. Ultimamente non è che io disegni molto, però vi voglio far vedere 3 disegni che ho fatto io, tutti a mano libera. E questo, parto dal più vecchio, questo è del 5 luglio 2011, quindi 3 anni fa, ed è il ritratto, fatto il ritratto di Avril Lavigne. Guardando una sua foto, ho cercato di farla il più somigliante possibile. Che ne dite? Non so se ci assomiglia. Mi piace moltissimo fare le sfumature, praticamente creo le sfumature facendo la mina della matita in polvere e poi con il dito sfumo tutti i bordi, quindi questa tecnica insomma mi piace veramente molto. Quest'altro invece l'ho fatto tipo 2 mesi fa ed è un pochino più inquietante, lo riconosco, ed è praticamente, chi lo segue lo riconoscerà, il personaggio, il protagonista dell'Attacco dei Giganti, quindi Eren trasformato in titano. E quindi l'ho voluto copiare perché, non lo so, mi piace moltissimo, mi affascina un sacco, proprio come è disegnato, insomma, questa specie di teschio mischiata alle fattezze dell'essere umano. E poi questo qui, perché appunto sto ancora creando il copricapo di Malefica, non mi sono dimenticata, però mi rendo conto che magari girare il video di Malefica con il sole l'estate non sia il massimo, perché lei è molto, molto occupa, no? Quindi aspetterò l'autunno per fare questo tutorial, anche se tutti l'hanno già fatto, però vabbè. E insomma, avevo realizzato un mesetto fa sempre questo disegno, appunto ispirato a Malefica, con questa face art, si può dire, no? Simile a quella che si trovano su internet per i trucchi. E quindi ho cercato di realizzare una specie di Angelina Jolie, insomma, così. Ovviamente devo ancora colorare le corna, quindi questo è un disegno non propriamente finito, però appunto vi volevo far vedere 3 disegni che ho fatto. Ho fatto anche il ritratto di me e Michele, l'ho messo su Instagram, però vi metto una foto qui. Quindi diciamo che la mia passione per il disegno la abbandono, la riprendo, e non vi preoccupate perché sto progettando le vignette per il Drama Life. Ho già iniziato a girare qualche scena e quindi lo vedrete nel mese di agosto. Seconda curiosità su di me, ecco. Praticamente questa sarà un pochino strana, però io non bevo. Però cosa vuol dire questo? Non è che sono astemia. Non bevo proprio perché non mi piace nulla, 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 nulla. Non mi piace la Coca-Cola. Strano, sì, lo so, non mi piace la Coca-Cola, non mi piace il vino bianco soprattutto, perché quello rosso non mi pare di averlo mai assaggiato. Poi non mi piacciono appunto lo spumante, lo champagne, non mi piace nessun tipo di alcolico, proprio cocktail, eccetera. Proprio il sapore, aspettate, l'acqua frizzante nemmeno, perché mi dà fastidio, cioè, non lo so, mi dà fastidio quel pizzicorio che dà. Non lo so. Per cui io bevo solo acqua naturale, succhi di frutta e nemmeno l'aranciata mi piace. Che ci devo fare? Quindi sono un pochino atipica su questo punto di vista. E passiamo alla terza, che è ancora più strana. Infatti dai video non si vede, lo so, perché ho controllato anch'io, vabbè, montando i video mi riguardo, no? Però nelle foto si nota un pochino, ma si nota soprattutto dal vivo. Infatti non so come farvi vedere, però io ho un leggero strabismo di Venere. Quindi se io guardo dritto, adesso non vedrete, se io guardo dritto una persona negli occhi, oppure mi faccio una foto, insomma, guardando l'obiettivo, poi riguardando la foto, insomma, la persona che mi guarda vede un occhio che guarda dritto, invece l'altra pupilla è leggermente spostata. Adesso non so se era più a destra o più a sinistra, comunque leggermente spostata, e quindi non guardo proprio dritta dritta. Quindi sì, ho anche lo strabismo di Venere.
Quarta curiosità su di me, che non è proprio una curiosità, non è così originale, però sono super super freddolosa. Voi sì, avete visto i miei video nel periodo invernale che stavo comunque a mezze mani, però solamente perché io tengo il termosifone piazzato qui, quello ne ho uno mobile e poi tutti i riscaldamenti accesi per casa. Però solitamente sono molto freddolosa, per esempio io sono stata tipo, avete presente, non so se dalle vostre parti ha fatto freddo fino a metà luglio, insomma, io però fino a metà luglio stavo ancora col pigiama di lana, perché dovete anche sapere che io abito davanti alla pineta, quindi è ancora più fresco qui da me, e sono super freddolosa. Mentre la quinta curiosità che mi sono segnata qui, in questo praticissimo post-it, potevo prenderlo più piccolo, vabbè, e riguarda, vabbè, ve ne volevo parlare meglio in un Mi preparo con voi, però ve lo dico anche qui, ve lo accenno, che io sono, allora, adesso faccio solamente palestra, però da piccola ho fatto tutti gli sport possibili immaginabili, quindi ero veramente veramente attiva. Non è che adesso io sia pigra, cioè se per esempio qualcuno mi chiede andiamo in palestra oppure andiamo a correre, facciamo questo sport, ci segniamo insieme, avendo anche i soldi magari, io lo farei volentieri subito, anche perché davanti casa ho il centro sportivo, appunto, dove ho fatto tutti gli sport quando ero piccolina, però ve ne parlerò un pochino più avanti e specificatamente anche nel video su come mi tengo in forma, perché non è che io faccia grandi cose per tenermi in forma, cioè non è che ho un fisico statuario tipo la Sindina, no? Non è che io faccia tutto questo sport adesso, tutta questa attività fisica, però appunto ve ne parlerò meglio. Quindi queste erano tutte le mie 5 curiosità 2.0. Se volete anche la terza parte fatemelo sapere nei commenti. Io vi mando un bacione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!